Ecco il video, la video lezione per imparare il terzo brano di Rigoletto. Zitti, zitti, muoviamo a vendetta. Poi vi metterò, cercherò di mettervi anche un audio con tutto il libretto parlato, così anche se non avete il libretto potete ascoltarlo e sapete dove entrano queste scene, queste arie. Allora, prima ve lo faccio ascoltare e poi ve lo insegno un pezzettino alla volta. La benda cieco e sordo il fa. Benissimo, allora sembra difficile, ma è molto semplice. Adesso vedrete. Ve ne insegno un pezzettino alla volta. Prima di tutto il testo. Zitti, zitti, muoviamo a vendetta. Né sia colto orché men l'aspetta. Ok? Quindi. Zitti, 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 muoviamo a vendetta. Zitti, zitti, muoviamo a vendetta. Ok, poi. Allora, intanto vedete tutti questi puntini che sono degli staccati, quindi bisogna farlo zi, non zitti, zitti, questo è legato, no? Zitti, zitti, muoviamo a vendetta. Ok, poi. Ne sia coltor che me l'aspetta. Allora. Ne sia coltor che me l'aspetta, ne sia coltor che me l'aspetta, ne sia colto che me, no, ne sia coltor che me l'aspetta. Ok, poi stessa musica, cambiano le parole. Derisore sia audace costante. Derisore, sia audace, costante. Ancora. Derisore, sia audace, costante. E poi dice, a sua volta schernito sarà. Un derisore così audace e costante, a sua volta sarà deriso, no? Sarebbe Rigoletto che viene, gli fanno uno scherzo di rubargli l'amante. Allora dice, a sua volta schernito sarà. Quindi ripetiamo la frase, derisore, sia audace, costante, a sua volta schernito sarà. Facciamo questo pezzettino. Zitti, zitti, muoviamo a vendetta. Ne sa coltor che, ne sia coltor che me l'aspetta. Derisore, sia audace, costante, a sua volta schernito sarà. Ok, fino qua questa è una prima parte che vi dovete studiare bene bene. Quando quindi a questo punto fermate il video, riprendete e la fate, ok, finché non vi viene, e poi la potete provare con la musica, quella dell'inizio. Poi dice che ti rubiagli l'amante, che ti rubiagli l'amante e la corte domani riderà. Ancora. Che ti
Rubianli l'amante e la corte domani riderà. Poi di ricomincia quella che abbiamo già fatto. Vedete questa legatura? Vuol dire che bisogna legarla. Domani riderà che ti, rubiagli l'amante. Allora, facciamo ancora questo. Ra che ti, rubiagli l'amante. E la corte domani riderà. Allora, qua vedete che ci sono questi accenti, bisogna fare più forte, quindi. Ra che ti, rubiagli l'amante. E la corte domani riderà. Che ti. Ok, rifacciamo da qua. Ra che ti, rubiagli l'amante. E la corte domani riderà. Che ti, rubiagli l'amante. Questo è uguale a prima. E la corte domani riderà. Che ti, rubiagli l'amante. E la corte domani riderà. Quindi questa seconda parte era ripetuta perché avevamo già fatta prima. Poi c'è quest'ultima parte che invece c'è queste note lunghe e che quindi bisogna imparare con la parte sopra per collegarsi, per poter ricordarsi quali sono queste note. Quindi andiamo a prendere lo spartito. La scantiamo fino qui. La penna cieco e sordo il fa. Zitti, moriamo per verità, ne si accolto che me l'aspetta. Derisore, si audace, costante, a sua volta schermito sarà. Che ti, rubiagli l'amante, e la corte domani riderà. Che ti, rubiagli l'amante, e la corte domani riderà. Che ti, rubiagli l'amante, e la corte domani riderà. Che ti, rubiagli l'amante, e la corte domani riderà. Zitti, che ti, attenti all'opra, l'opra, l'opra, attenti all'opra. Allora, vediamo questa parte finale, ancora. Aspettate. Rubiagli l'amante e... Allora, vediamo questa. Che ti attenti allo prallo. Attenti allo prallo prallo. Attenti all'opra. Intanto impariamoci questo. Attenti all'opra, l'opra, l'opra. Attenti all'opra. Attenti all'opra, ripetuto 3 volte. Attenti all'opra, l'opra, l'opra. Attenti all'opra. Con 2 O. E fa. Attenti all'opra, l'opra, l'opra, attenti all'opra,
allora te. Attenti allo pra lo pra lo pra attenti attenti all'opra. Attenti all'opra, 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 tre volte. Attenti, attenti, due volte, all'opra. Attenti all'opra, 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 attenti, attenti all'opra. Ripetetelo tantissime volte, poi provatelo tutto. Vi metto anche, ve lo faccio rifare tutto dall'inizio, senza, quando ci canticchio sotto proprio piano piano piano, e poi vi faccio sentire la base senza, ecco così, e così, sì, vabbè, ciao. La benda cieco e il sordo il fa. Faccio sentire quella, eccola qua, senza la benda cieco e il sordo il fa. Bene, allora buono studio, alla prossima!